Salve a tutti YouTubers, eccoci qua ritornati finalmente in un nuovissimo video di astronomia dove come al solito andremo ad analizzare una notizia astronomica. Siamo sempre qui su ANSA Scienza e Tecnica e quest'oggi andremo a parlare di Europa, di una delle quattro lune di Giove fondamentali, nonché forse quella più interessante dal punto di vista dell'ambiente che può avere sotto la sua spessissima coltre di ghiaccio, ovvero un oceano nascosto che potrebbe ospitare o potrebbe aver ospitato forme di vita. Infatti qui andremo a parlare di idee di future missioni per l'esplorazione delle lune gioviane, e una di queste sicuramente, che forse sarà diciamo l'obiettivo primario, è appunto Europa. Infatti qua ci dice: una trivella nucleare per cercare vita su Europa perforerà il ghiaccio che nasconde l'oceano sommerso della luna di Giove. Quindi, come al solito, procediamo con la lettura di quest'articolo e vediamo un po' qual è l'idea di queste future missioni, quindi per quanto riguarda l'esplorazione spaziale delle lune gioviane, ma allo stesso tempo vediamo un po' anche che tipo di trivella servirebbe per perforare questa spessissima coltre di ghiaccio che si estende prima di arrivare a questo oceano nascosto per oltre ben più di 10 km. Quindi veramente ci sarebbe, se andiamo là, da perforare una bella coltre di ghiaccio. Però poi non si tratta solo di perforare quella coltre di ghiaccio, perché potrebbero nascere altri imprevisti che dopo andremo a vedere. La NASA sta studiando una trivella a propulsione nucleare per perforare lo strato di ghiaccio di Europa, la luna di Giove, che sotto la superficie nasconde un oceano caldo di acqua liquida e salata, potenzialmente in grado di ospitare forme di vita. Il progetto del gruppo dell'Università di Chicago, coordinato da Andrew Dombard, è stato presentato al convegno annuale di Washington dell'Unione Geofisica Americana. La trivella dovrebbe trovarsi di fronte uno strato di ghiaccio dallo spessore compreso tra 2 e 30 km e potrebbe rappresentare l'unico modo per accedere a una regione inesplorata dove c'è la concreta possibilità di trovare firme biologiche di vita presente o passata, ha spiegato Andrew Dombald, che fa parte del gruppo di ricerca che per la NASA sta sviluppando possibili soluzioni tecnologiche per le future missioni di esplorazione del Sistema Solare. Perforare lo spessore di ghiaccio che riveste lune aliene è attualmente l'obiettivo di missioni come JUICE, Jupiter Ice Moons Explorer dell'Agenzia Spaziale Europea ESA, e l'americana Europa Clipper, entrambe in programma nel prossimo decennio per esplorare il sistema di Giove. La nostra idea, conclude Dombard, è progettare una trivella in grado non solo di perforare la superficie di Europa, ma di raccogliere campioni di ghiaccio e di cercare all'interno del suo spessore eventuali presenze di laghi d'acqua. Quindi, una missione questa veramente molto interessante. Sono idee molto interessanti per quanto riguarda l'esplorazione sia del sistema solare in generale che per quanto riguarda l'esplorazione delle lune aliene, perché sappiamo che Europa non è la sola luna all'interno del nostro sistema solare o comunque in orbita intorno ad un pianeta del nostro sistema solare che può ospitare un oceano nascosto sotto la sua spessissima coltre di ghiaccio, dove potrebbe esserci la vita, o magari potrebbe esserci stata, che magari sono rimasti ancora dei segni. Ci sono altre lune nel nostro sistema solare che potrebbero avere della vita presente o passata sotto la loro spessissima coltre di ghiaccio, dove c'è un potenziale oceano veramente molto vasto e tra l'altro fatto di acqua salata. Quindi la progettazione di queste missioni è veramente molto importante, perché sarebbe veramente importante, ma allo stesso tempo veramente spettacolare, riuscire ad arrivare su una luna come potrebbe essere Europa e riuscire ad arrivare all'oceano nascosto sotto la coltre di ghiaccio spessa tra i 2 e i 30 km. Quindi veramente la perforazione, quindi una trivella eventuale che dovrebbe perforare quello strato di ghiaccio, deve essere veramente potentissima, perché poi
Comunque non si tratta solo di perforare un piccolo strato di ghiaccio, parliamo di chilometri, neanche di metri, di chilometri e chilometri di ghiaccio che va perforato pian piano. Quindi veramente una missione, o comunque saranno missioni ardue queste, perché comunque ci andrà tanto di tecnologia veramente tanto tanto avanzata e veramente potente per riuscire ad andare a trovare l'oceano di queste lune aliene. Però sono sicuro che se queste missioni sono viste, progettate e si pensa che possano veramente essere realizzate entro il prossimo decennio, insomma, sono fiducioso perché sicuramente la tecnologia non ci manca, dobbiamo solo capire al meglio come sviluppare la missione e come sviluppare gli strumenti che dovranno poi fare questa tipologia di lavoro. Io di questa missione in realtà ormai so da anni perché avevo visto un documentario e su questo documentario, dove sono andati anche a fare delle prove in Antartide, tra l'altro, perché in Antartide anche lì si tratta, prima di arrivare all'acqua, a volte ci sono diversi strati di ghiaccio da perforare, avevano inventato una specie di sonda di nave madre con altre navi piccole che poi ovviamente andrebbero ad esplorare in posti dove la nave madre non può arrivare, e avevano provato sia questo sistema qui sia il sistema di perforazione per vedere come si comporta, perché poi il problema non è tanto se riusciamo ad arrivare nell'oceano dopo aver perforato tutto quel ghiaccio lì. Il problema è poi il fatto che la nave madre dovrebbe ritornare alla sonda su, quindi dovrebbe rifare esattamente lo stesso identico percorso che ha fatto per arrivare giù, perché ovviamente se non lo rifà non può riperforare nuovamente il ghiaccio, anche perché spunterebbe dove la sonda non è e di conseguenza anche se potesse perforare non potrebbe arrivare alla sonda per poi inviare i dati. Ovviamente questo documentario vi parlo di qualche anno fa, quindi adesso probabilmente magari la missione è cambiata, sono cambiate le idee e tutto quanto, però è una cosa veramente molto interessante, perché un'altra problematica che potrebbe sorgere è che chi non ci dice che in questa coltre di ghiaccio, compresa tra i 2 e i 30 km che separa la superficie all'oceano, non ci siano delle rocce o magari parti, non so, di meteoriti, asteroidi che sono andati ad impattarsi nella storia della Luna e che poi sono finiti sotto questa coltre di ghiaccio. Quindi anche eventuali problematiche come queste, quindi la nave che sta perforando questa coltre di ghiaccio si trova davanti un ostacolo che non può perforare ma che deve aggirare. Dobbiamo riuscire a risolvere quella, cioè la nave madre dovrebbe riuscire a risolvere quella situazione, capire che c'è un ostacolo, non può perforarlo perché magari è roccia, non è ghiaccio, e di conseguenza dovrebbe trovare un percorso alternativo. Quindi ci sono anche queste problematiche qui, andando incontro alla perforazione del ghiaccio delle lune aliene. Un eventuale meteorite, asteroide che è caduto, che è finito sotto la coltre di ghiaccio, che poi è andata a riformarsi e che quindi crea da ostacolo alla sonda che dovrebbe perforare. Quindi ci sono diverse problematiche in queste missioni qua, però sono fiducioso che prima o poi verranno risolte, saranno sicuramente prese in considerazione. Infatti non per questo dice che questa missione qua, o comunque queste missioni qua per l'esplorazione delle lune giovane, verranno poi forse realizzate nel prossimo decennio, quindi magari una eventuale missione. Infatti in quel documentario di qualche anno fa diceva che la missione dovrebbe partire tra il 2025 e il 2030, quindi alla fine, leggendo anche l'articolo, siamo lì, quindi non hanno cambiato di tanto le date. Quindi veramente sarà molto interessante quando partirà una missione del genere verso l'esplorazione dell'oceano di una luna come potrebbero essere Europa. Quindi veramente sarà un grande passo in avanti quando riusciremo a far partire una missione verso una luna, ma soprattutto se andrà a buon fine, se riusciremo ad arrivare nell'oceano che è nascosto sotto la spessissima coltre di ghiaccio di queste lune qui. Quindi per questo video è tutto, io spero di essere stato chiaro, spero che questa news sia stata interessante, spero che sia stata intrigante, spero che sia stata di vostro gradimento. Abbiamo parlato di Europa, di una delle quattro lune fondamentali
fondamentali di Giove, nonché forse quella più interessante delle quattro. Abbiamo parlato dell'oceano nascosto sotto la spessissima coltre di ghiaccio di questa luna. Abbiamo parlato di idee per quanto riguarda l'esplorazione di questa luna, ma in generale delle lune dei nostri pianeti giganti gassosi. Idee tutte molto interessanti. La realizzazione forse un po' più, come si può dire, fantascientifica, ma alla fine no, perché comunque la tecnologia come ora non la dobbiamo inventare per riuscire ad andare a quelle lune. Ci vuole semplicemente tanto tempo ed dedizione, ma allo stesso tempo sicuramente tanto di matematica e fisica per riuscire ad arrivare là e perforare tutta questa grandissima coltre di ghiaccio con le problematiche che vi ho elencato prima. Quindi io vi rimando ad un prossimo video nei prossimi giorni, sperando che sconti sia altrettanto interessanti, altrettanto intriganti come lo è stata questa. Me non mi rimane che salutarvi, sciabelli!